Perché vedi, il segreto per diventare un buon bartender, bravo, responsabile, è ovviamente saper offrire al cliente la migliore esperienza possibile, suggerendogli i prodotti migliori, servendolo impeccabilmente, ma sapergli anche consigliare un consumo responsabile. Perché vedi, ci sono delle cose che sono intuitive, così, ad occhio, no? Sì. Ad esempio che le donne sono più sensibili all'alcol degli uomini, oppure è più sensibile all'alcol chi ha una corporatura minuta o chi ha stomaco vuoto, a differenza di chi invece ha fatto un pasto abbondante. No, no, questo lo so, eh. Certo, però all'atto pratico le cose sono più incasinate. Ti faccio un esempio. Allora, supponi che ti si materializzi davanti agli occhi un maschio adulto, 1,75 m d'altezza, corporatura media. Non c'è dato sapere se abbia mangiato o no. Non sappiamo. Però sappiamo che è l'ora dell'aperitivo e quindi, ben che vada, avrà mangiucchiato qualche pizzetta. Considera anche che sul tavolo metterà il suo cellulare e le chiavi della macchina. Quindi sappiamo che è venuto con la macchina e con la macchina se ne andrà. Domanda. Secondo te quanta birra potrebbe assumere per mettersi alla guida serenamente? 1,75 m. Ti faccio vedere. Ovviamente dipende da birra e birra, ma birra tanto così. Vino, quello che stai bevendo tu. Veramente non l'ho ancora toccato. Whisky, ora ti mostro. Come voilà? Ma scusa, ma così il bicchiere è vuoto. Appunto. Ho capito, ma così sembra più il lavoro di un poliziotto che quello di un barista. Ma no, assolutamente. Vedi, la gente ha il diritto, ha tutto il diritto di bere quello che vuole, quanto ne vuole. Ci mancherebbe, ho aperto un bar apposta. L'importante però è che beva bene e responsabilmente, soprattutto se si deve mettere alla guida, perché in questo caso capirai anche tu che non è soltanto una questione di legge, ma anche di buon senso.